Ok, buongiorno a tutti, bentornati su paolodecane.it. Cosa facciamo oggi? Una pazzia. Sì, oggi non faccio una pazzia, inizio una pazzia e non so quando la finisco. Sì, ultimamente sto guardando un sacco di vlogs, videoblogs, Casey Neistat tra tutti, è il mio preferito, ma mi hanno talmente entusiasmato che ho deciso di inserire qualche puntata di videoblog all'interno del mio blog. Vediamo quanta pazienza ho, quanto durerò, cosa ne verrà fuori. Per adesso credo di postarne uno ogni 10-15 giorni più o meno. Vedremo. Se poi ha successo, se vi piace, allora magari ne riusciremo a fare una settimana o due a settimana. Vediamo un po'. Oggi è un giorno particolare? No, è come tutti gli altri. È un lunedì pomeriggio e ho una serie di appuntamenti con dei possibili collaboratori per un nuovo progetto di cui ancora non vi ho parlato, ci sono diverse cose che volano in pentola a casa Paolo De Trane. Quella è mia moglie, saluta, ciao. Mangi la pizza, non devi buttare i cartoni. Bellissima giornata oggi, un po' di vento, ma se tutto va bene riusciamo a fare anche un time lapse stasera. Eccoci arrivati. Ok, dobbiamo buttare la spazzatura, siamo in ritardo almeno 3 minuti, spero che... Ci dirigiamo verso le creste. Oggi è davvero una bellissima giornata, ci sono 23 gradi e finalmente direi che fino adesso non è che l'estate avesse molto avuto l'intenzione di farsi vedere, di farsi notare, ecco. Fortunatamente abito vicino alle creste, quindi i nostri 5 minuti dovrebbero essere più che sufficienti per arrivare a destinazione. Ok, eccoci qua. Quelle sono le creste. Bene, l'incontro con il nostro possibile filmmaker direi che è andato abbastanza bene, siamo abbastanza trovati d'accordo su diverse cose, mi sembra una persona ok, quindi vedremo come va. Ok, missione compiuta, time lapse eseguiti, adesso andiamo verso il mare. Ok ragazzi, questo è il punto. Ho incontrato questo possibile filmmaker e sapete una cosa? Sapete qual è il problema? Ogni volta che incontro qualcuno, un creativo, un possibile collaboratore di nuovo, è sempre un misto tra eccitazione e non sapere cosa aspettarsi, paura di delusione. Devo dire che questa volta sono rimasto abbastanza positivamente sorpreso, quindi credo che partirà una collaborazione con questo nuovo possibile filmmaker. Per ora non dico altro, solo possibile filmmaker. Però sono qua per dire una cosa, che sempre, ripeto sempre, vale la pena conoscere qualcuno di nuovo, un artista, un creativo, un tecnico, una persona. Vale sempre la pena incontrare persone nuove che possono darti ispirazione, che possono essere di supporto alla tua creatività, ai tuoi progetti, alle tue idee. Più gente conosci, più
gente ti conosce, più persone avrai a disposizione, tra cui scegliere, più persone tra cui scegliere avrai a disposizione quando ne avrai la necessità. E devo dirvi la verità, io abito in un piccolo paesino e trovare videomaker, makeup artist, difficilissimo, difficilissimo. Spero questa volta di essere stato fortunato, a differenza di altre volte, ma il mio consiglio è conoscete persone nuove. Basta Facebook, basta Twitter, appuntamenti faccia a faccia, conoscere le persone, parlare con loro, capire che tipi sono e capire se veramente fanno al caso vostro, sono utili al vostro progetto, sono complementari alla vostra creatività. Yeah! Stiamo salendo sul tetto per fare un time-lapse. Ok ragazzi, siamo sul tetto di casa mia per fare un time-lapse del tramonto, sperando che il tramonto sia decente. Diciamo che ci sono tutti i presupposti perché lo sia. Ok, Blackmagic Cinema Camera piazzata. Adesso andiamo dall'altro lato della terrazza per piazzare la reflex. Ok, siamo sempre nell'ascensore, adesso facciamo stop perché non si piazza più. Qua la ferramenta dei miei genitori. Ok ragazzi, adesso missione compiuta, devo fare un salto al porto. Adoro le città e per tanti anni sono scappato da Rosignano, ho vissuto in tanti posti, ho vissuto negli Stati Uniti, in Spagna, in Francia, Australia, Thailandia, Malesia. Ma sapete cosa? Che dopo tanti anni, ormai 10 anni fa, sono tornato a Rosignano e mi piace. È vero, è una cittadina piccolina, però si vive molto bene, la qualità della vita è ottima e la cosa fighissima è che, guardate, là, in fondo a questa strada c'è casa mia. In fondo a questa strada, circa 200 metri più avanti, c'è la ferramenta dei miei genitori. 200 metri avanti da quest'altra parte, adesso, c'è il porto dove stiamo andando. Devo andarci per vedere com'è il tramonto. Quindi le città sono belle, sono fantastiche, mi piacciono, adoro New York, ma Rosignano è troppo comoda, 5 minuti si arriva dappertutto e adesso che è bel tempo in bicicletta, ancora meglio. Aria aperta, esercizio fisico che ne ho un gran bisogno, sto mettendo la pancetta da sposato. Ok. Siamo arrivati al porto. Ci fermiamo in divieto di sosta un attimo. Quattro frecce. Capite cosa intendo? Questo non ha prezzo per me. Ancora, questo momento dell'anno è fantastico perché sulla spiaggia non c'è nessuno, ancora non c'è confusione, più o meno un mese questa spiaggia sarà piena, più pulita di così e piena. Thank you.
Ok, vediamo se... Blackmagic ha esaurito lo spazio sulla memory. Di 800 sta ancora scattando invece. Ottocentocinque ancora. Bene, andiamo allora.